L'ora esatta è offerta da... Non perdete un'occasione così! Da Stillux Illuminazione le migliori firme sono scontate del 30, 40, 50%. Nella grande esposizione realizziamo i vostri sogni con le più belle proposte di illuminazione ai prezzi che non troverete mai più. Stillux Illuminazione ci trovi ad Alessandria, via Galimberti, Angolo, via Sclavo. Ben ritrovati con la nostra informazione in primo piano la cronaca con un infortunio mortale sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio a Carbonara Scrivia nel Tortonese un uomo di 51 anni è stato travolto da un albero ed è deceduto la vittima si chiamava Giovanni Poggio stava tagliando alcune piante quando è rimasta schiacciata da uno degli alberi sul posto è arrivato l'elisoccorso ma l'intervento dei sanitari del 118 è stato inutile. Sul luogo dell'infortunio mortale sono arrivati anche i carabinieri di Tortona, vigili del fuoco e i tecnici dello Spresal di Alessandria. E ancora, il reparto volo dell'Eli Soccorso di Alessandria è intervenuto stamane, poco dopo le 8, nel centro abitato di Gavi per soccorrere un ragazzino che si era procurato fratture e lesioni agli arti inferiori e alla testa cadendo dalle scale di casa. Trasportato ad Alessandria, all'ospedale infantile Cesare Arrigo, i medici, dopo avergli riscontrato una serie di contusioni, per fortuna non gravi, hanno disposto il suo ricovero in stato di osservazione, soprattutto per il colpo subito alla testa nella caduta. L'intervento dell'elisoccorso si è reso necessario perché pare l'ambulanza cittadina avesse le gomme bucate. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Gavi. Voltiamo pagina e scontro tra la Regione Piemonte e i sindaci di una parte dell'Alessandrino sulla riforma sanitaria che prevede il declassamento ad ospedali di base dei nosocomi di Tortona e di Acquiterme. Sentiamo. È stato fissato per lunedì prossimo l'incontro dei sindaci dell'Alessandrino con l'assessore regionale alla sanità Antonio Saita. Quasi superfluo a ricordare l'argomento del contendere, la riorganizzazione ospedaliera piemontese che ha visto nella giornata di ieri il faccia a faccia tra il direttore generale della sanità regionale Fulvio Moirano e i primi cittadini dei centri zona della provincia di Alessandria. Sulla scia di una riforma nazionale che impone la riduzione da 12 a 7 DEA i dipartimenti di emergenza e accettazione di secondo livello e da 27 a 12 di primo, anche la Regione Piemonte fa i conti con il suo bilancio. Per spiegarci meglio, si parla di pronto soccorso e del fatto che l'ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria resterà il nosocomio principale del territorio con tutte le specialità e manterrà il DEA di secondo livello mentre resteranno a Casale Monferrato e a Novi Ligure quelli di primo. La scelta ricaduta su quest'ultima città a discapito di Acqui e Tortona ha scaturito una polemica intestina tra questi centri. Ognuno di loro ritiene di avere tutte le carte. E soprattutto la necessità di mantenere i propri DEA con tutte le prestazioni del caso da offrire alla popolazione. E se a Casale Monferrato il mantenimento del pronto soccorso di primo livello sarà da valutare entro il prossimo 31 dicembre, ad Acqui sono state raccolte quasi 18.500 firme contro la riforma e a Tortona, dove di firme ne sono state fatte oltre 20.000, 39 sindaci della zona su 40, ad eccezione di Sant'Agata Fossili, hanno deciso di di fare ricorso al TAR. Si sta pure organizzando una fiaccolata per coinvolgere ancora di più la popolazione, già molto sensibile e vicina al proprio ospedale. Quel che non va giù, è già stato detto, ad Acqui e Tortona, è di essere declassati ad ospedali di base. Nella mappa della riorganizzazione alessandrina anche il nosocomio. Vada, che in realtà, poiché considerato in area disagiata, terrà il suo pronto soccorso, la medicina e la chirurgia ambulatoriale. E non arriveranno in Piemonte i soldi europei che la Regione aveva previsto di stanziare per frane e alluvioni. Roma taglia i fondi e Sergio Chiamparino si trova di fronte ad un nuovo taglio: 51 milioni di trasferimenti da gestire. Sentiamo Roberto Monteriso. In arrivo ancora tagli. Stiamo parlando della Regione Piemonte che comincia il 2015 con una scure che si allarga. L'allarme lanciato dal Presidente Sergio Chiamparino nel consueto incontro con i giornalisti dopo la Giunta regionale. Si tratta di fondi europei FSC relativi alla programmazione 2007-2013 che la Giunta intendeva utilizzare contro il dissesto idrogeologico. Chiederemo un tavolo per stabilire con Roma dove far cadere il taglio, ha detto il governatore, e cercare di collocarli laddove siano meno insostenibili. Così come se non bastassero i conti sempre, e comunque in rosso si calcola che siano da tagliare ancora 51 milioni di euro. Fondi europei riferiti al periodo 2007-2013 e non ancora trasferiti al Piemonte, che la Regione, salvo colpi di scena, non vedrà più. Risorse finite nel radar dei tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, impegnati a setacciare trasferimenti vecchi e nuovi per far quadrare i conti nazionali. I presunti fondi erano destinati al progetto della Pedemontana piemontese sul fronte della messa in sicurezza di un territorio fragile corroso da frane e inondazioni esasperate da fenomeni climatici sempre più estremi. L'ultima conferma è stata l'alluvione che a fine 2014 ha colpito il Basso Piemonte oltre che la Liguria, da cui l'allarme, confermato dagli uffici del bilancio, tanto più che il taglio, segue quello di pari entità avvenuto nel 2014 sullo stesso capitolo di spesa. Non a caso, Sergio Chiamparino porrà anche questo tema al prossimo incontro della Conferenza Stato-Regioni, la sede in cui le parti dovranno raggiungere un accordo sull'applicazione dei tagli alle regioni previste per il 2015. Emblematico il dato dei 188.000 piemontesi residenti in aree esposte alle alluvioni, certificate dal piano di gestione del rischio alluvioni, messo a punto da Regione, Agenzia Interregionale del Fiume Po e Arpa Piemonte. 19 le zone classificate a rischio significativo. Stando a un report dell'ormai ex provincia di Torino, sono oltre 30.000 le frane censite in Piemonte, 12.000 nel Torinese, almeno 300 di grandi dimensioni. Il prefetto di Alessandria Romilda Tafuri ha presieduto il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che per la seconda volta si è interessato dell'ondata di furti nel Tortonese e della formazione di ronde di cittadini che sorvegliano la valle Scrivia. Intanto il comandante dei carabinieri della provincia d'Alessandria sconsiglia l'utilizzo delle ronde, ma sentiamo più particolari nel servizio di Franco Capone. E una grande ricchezza e il prefetto di Alessandria, Romilda Tafori, dopo un incontro con il sindaco di Tortona ha presenziato ad un secondo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza per tracciare un piano di interventi finalizzato a combattere l'escalation dei fotti che si verificano nei comuni del Tortonese e della Valle Scrivia. Intanto dopo Sarezzano anche il comune di Monteggiogo ha deciso di organizzare ronde di cittadini per evitare il peggio. Sul piano degli interventi il questore di Alessandria Mario Della Cioppa, ha emesso una ordinanza a tutte le forze dell'ordine per contrastare e soprattutto prevenire i furti. La vigilanza nel tortonese, ha detto il questore, è altissima, così come noi in tutta la provincia. Ultimamente una vera e propria talk force della Polizia di Stato ha effettuato nella zona del tortonese una serie di servizi controllando oltre 200 persone ed un centinaio di autovetture. Nel corso dei servizi sono stati fermati e diffidati una decina di soggetti che, ha detto il Questore, sono risultati pregiudicati per reati che vanno dal furto alla rapina. Azione di contrasto anche da parte dei carabinieri, ma il comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Alessandro Della Nebbia, si è detto contrario all'impiego dei cittadini nei servizi di ronda. L'altra notte fra Molleale e Volpedo ha soggiunto il comandante dell'Arma a una pattuglia di ronda nella zona ha scambiato l'auto con a bordo di alcuni cittadini, residenti. Nella zona per ladri, mentre a Sarezzano le ronde hanno distratto involontariamente i carabinieri dall'inseguire una vettura sospetta. Il comandante provinciale dell'arma ha poi ricordato e consigliato i cittadini che partecipano alle formazioni delle ronde che, oltre al rischio che corrono, non possono intervenire e, fra l'altro, c'è anche il pericolo a loro volta di essere denunciati dagli altri automobilisti. Nelle prossime ore saranno resi noti i provvedimenti adottati dalle giunte di alcuni comuni finiti nel mirino dei soliti ignoti. E gli agenti della sezione volanti della questura di Alessandria hanno arrestato un tunisino di 37 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo, sprovvisto di documenti e di permesso di soggiorno ad un controllo della polizia, dopo aver spinto gli agenti è fuggito ma poi è stato inseguito e arrestato. Poco dopo è stato detto nel corso di una conferenza stampa a cui erano presenti il vice questore vicario Paolo Di Domenico, il dirigente Tiziana Mezzacapo, e l'ispettore Giuseppe Lavuri, una volante della polizia ha fermato una ragazza di 27 anni residente ad Terme, la quale alla guida della sua auto e alla vista della polizia ha accelerato cercando di fuggire. È stata inseguita e controllata dalla polizia che ha rinvenuto 10 panetti di hashish dal peso complessivo di un chilo. La donna è stata arrestata per detenzione a scopo di spaccio di droga. E guidò sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma è stata assolta. Poteva aver fumato lo Spinello una settimana prima. La Cassazione dice infatti che le tracce di droga restano a lungo nel sangue. Il servizio di Emma Camagna. La sera del 18 giugno 2013, la 23enne Silvia Giontella di Roma, finita fuori strada mentre percorreva in auto un tratto della 26 vicino ad Alessandria, fu sottoposta a prelievo per verificare le sue condizioni psicofisiche. Si accertò che nel sangue c'erano residui di cannabinoidi e fu mandata a giudizio per guida in stato di alterazione dopo aver fumato Ashix. È stata assolta perché il fatto non sussiste, mentre il PM ha chiesto la condanna a 10 mesi di arresto. Per quale motivo il giudice unico, Milena Catalano, ha accolto la tesi del difensore Claudio Lopresti? Ha detto illegale, secondo un pronunciamento della Cassazione, non è sufficiente rilevare nei liquidi biologici tracce di cannabinoidi per contestare la guida sotto l'effetto degli stupefacenti perché queste sostanze, a differenza dell'alcol, permangono molto tempo nel sangue. In sostanza, la giovane donna potrebbe aver fumato uno spinello una settimana prima. Le tracce di cannabinoidi c'erano ancora, anche se l'automobilista in quel momento non era sotto l'effetto di droga. Ed ora parliamo di social media, proseguono gli appuntamenti promossi dalla CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Alessandria, per approfondire gli strumenti di comunicazione legati al web. La Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Alessandria si scopre, e non soltanto oggi, molto social. Ha ideato una serie di incontri, parliamo di seminari dedicati al web. Questo è uno degli appuntamenti, ma voi in realtà siete in rete attraverso un sito internet, attraverso un profilo Facebook, attraverso Twitter, quindi appunto conoscete che cosa vuol dire comunicare attraverso la rete e date l'opportunità ai vostri associati. Avere qualche indicazione in più eh, attraverso dei comunicatori del settore proprio per il vostro mondo. Conoscere per comunicare no? e farsi conoscere per comunicare. Noi abbiamo un importante territorio e degli eh, eccezionali prodotti locali. Questi prodotti, secondo me, meritano davvero di essere valorizzati per quello che è stata l'evoluzione degli ultimi anni, perché non sono i prodotti di una volta, ma sono davvero molto meglio. E perché no, non utilizzare la strumentazione del web per la comunicazione. Una comunicazione moderna, più veloce. Noi abbiamo bisogno di fare delle cose veloci, rapide e, e di arrivare a comunicare anche il fragore e i sapori dei prodotti e lo possiamo fare soltanto utilizzando le tecnologie. Mi permetta di dire che non è esattamente perché lo conosciamo, è perché non lo conosciamo, che lo studiamo ed è perché noi vorremmo dare un taglio diverso ai nostri prodotti, più moderno, più dinamico, più di servizio, più di qualità e più di web. Con un click si arriva contemporaneamente a più persone in più parti del mondo. Tanti associati hanno già un loro sito internet o un profilo su Facebook e su Twitter, quindi si aiuta a capirci qualcosa di più. Senz'altro sì, l'associazione deve avere in questo momento un'attenzione particolare a questi strumenti innovativi di internet, eh, della comunicazione, del web. Eh, non possiamo rimanere indietro, le nostre aziende infatti sono già avanti, molti di loro hanno già l'e-commerce, hanno già eh, strumenti di comunicazione. Il nostro compito è quello di fornire agli altri, a quelli che ambiscono a fare questo tipo di attività, gli strumenti per conoscere meglio gli attori del mercato. Un'azienda quindi che punta sull'e-commerce punta prima di tutto a far trovare il prodotto e poi naturalmente anche a venderlo. Sì, è inevitabile che questo debba avvenire. Io voglio sottolineare questo: molte aziende, sono poche le aziende in Italia che vendono attraverso l'e-commerce, solo una percentuale intorno al 5%. Questo non riguarda solo il settore agricolo, ma in generale. C'è da dire questo: in Italia le aziende vendono poco online. Le aziende agricole, devo dire che in questo posto, sono innovative perché. Da sempre si devono adattare, devono cercare nuovi strumenti per eh, riuscire a sopravvivere e penso che in questo settore possano veramente dare eh, degli ottimi risultati. Dovrebbero iniziare nelle prossime ore le operazioni di smontaggio della pista di pattinaggio allestita durante le festività natalizie in Piazza della Libertà ad Alessandria. Entro il 16 di gennaio lo spazio davanti alle poste finora adibito alla struttura dovrà essere lasciato libero con conseguente ritorno alla normalità anche per la viabilità cittadina. Nel complesso l'iniziativa ha riscosso consensi da parte di giovani e meno giovani con un buon afflusso di partecipanti che hanno potuto così godere di un bel passatempo durante il periodo delle feste. Cambiamo ancora argomento, ci spostiamo nella zona di Ovada dove si restaura la chiesa parrocchiale mentre c'è attesa per la proposta di realizzare una passerella pedonale sul torrente Stura. Nello specifico andiamo nella frazione di Gnocchetto di Ovada. Bruno Mattana. Il nuovo anno ha portato i finanziamenti necessari per salvare il campanile dall'antica e storica chiesa parrocchiale del Santissimo Crocifisso un'infrazione frazione in Occhietto d'Ovada. Località che, per l'aspetto funzionale e religioso, si divide in due parti: quella oltre il torrente Stura, che è sotto il comune di Belforte, e la parte più corposa, che si sviluppa attorno alla provinciale 456 del Turchino, al di qua del fiume, e fa da spartiacque, sotto la giurisdizione comunale di Ovada. A fine Ottocento c'era anche il Comune di Tagliolo a campare dei diritti sul territorio e sulla chiesa, così come la diocesi di Acqui e di Tortona. Motivi storici di conquiste non sempre chiari e condivise. Ma veniamo alla Chiesa e al suo campanile che è seriamente lesionato, destinato, senza interventi di restyling e strutturali, a fare una brutta fine. Raccolta di firme, esposti, proteste popolari e sostegno delle autorità civili e religiose non erano riuscite a risolvere il problema nella sua interezza. Ora finalmente l'intervento che permetterà di realizzare il risanamento in tutti i sensi del campanile, con la concessione dei relativi e corposi oneri finanziari i lavori per le opere murarie dicono i portavoci dei parrocchiani sono finanziati dal comune di Belforte e dalla regione Piemonte attraverso il GAL Borba gruppo di gestione locale e il programma di sviluppo locale le vie del benessere per quanto riguarda il ripristino delle quattro storiche campane dovrà pensarci la comunità parrocchiale con iniziative di sostegno varie nella funzione religiosa di comunicazione dell'evento e dei ringraziamenti è stato ricordato che negli anni 2004-2005 la comunità della parrocchia Sante Criste con il contributo della diocesi di A del Comune di Belforte e della Fondazione CRT, aveva già provveduto al restyling del tetto e della facciata dell'antica parrocchiale, che risale al 600 e ha origini miracolose. Dopo il restauro del campanile, dicono nell'ambito del Comitato che si occupa della Chiesa, restano da affrontare una serie di opere, che riguardano interventi conservativi all'intercapedine all e ristrostante al Tempio, le scale laterali, le pareti esterne laterali di chiesa e canonica, gli operosi abitanti di Belforte di Ovada, legati tradizionalmente e residenzialmente al gnocchetto, si danno da fare, creano e producono per avere una chiesa all'onore del mondo, molto frequentata anche da fedeli della confinante Valle Stura, però non sono ancora riusciti ad ottenere una passerella pedonale sullo Stura per un attraversamento breve e facile per recarsi in chiesa nelle decine di cascine e attività oltre lo Stura, dopo l'abbattimento del ponte in ferro che collegava le due sponde del torrente. Un noto ingegnere vadese ha presentato ai comuni di Belforte di Ovada una proposta progetto per per costruire una passerella pedonale sicura e dai costi limitati, la vicina Rossiglione può insegnare, ma per il momento non si sono state risposte. Siamo arrivati alla pagina sportiva, questa sera daremo spazio al calcio con i commenti dopo la sconfitta dell'Alessandria a Mantova, un passo falso netto che ha fatto perdere alla formazione allenata da Luca D'Angelo la testa della classifica dopo una sola settimana di primato, ma che è stato accolto senza drammi nell'ambiente grigio con il presidente Luca Di Masi che ha chiesto ai tifosi di continuare ad avere fiducia nella squadra. Tra poco tutti i particolari nel servizio curato da Gianluca Ardiani, poi ascolteremo le previsioni del tempo, dovrebbe far bello fino a giovedì e poi eh, tornare acqua e freddo a partire dalla giornata di venerdì e subito dopo le notizie utili. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni.